Un centinaio di opere in esposizione, una grande opportunità per conoscere e mostrare le tendenze dell'arte contemporanea italiana. È la prima mostra dell'arte accessibile a Puntala, firmata Orler Affordable Art Point. Una location prestigiosa, le Gallerie d'Arte Orler, Fronte Porto in Piazzetta Luna Rossa, che per la prima volta si aprono all'arte emergente ed accessibile, condividendo la filosofia di Affordable Art Point. Con questa mostra, che riunisce tematiche diverse, innumerevoli stili e tecniche, e la sperimentazione di nuovi materiali come espressione del vasto panorama dell'arte di oggi. È emozionante essere qua? È un piacere, perché da quando ero ragazzina vi seguo e quindi è veramente un piacere essere nelle vostre gallerie. Senti, diamo un'indicazione al pubblico, dov'è che ti troviamo? Su internet? Abbiamo il nostro sito, posso dirlo? Citiamolo, certo. Necrocromoart.com e lì trovate un po' tutto quello che facciamo, dalle combustioni ai materici informali, un po' di decorativo anche. Ok, grazie. Allora, in bocca al lupo per questa mostra. Eccoci qua. Allora, presentiamoci al pubblico. Marco Cavalieri, sono uno scultore d'acciaio. Ho qui fatto una... Oh, andiamola a vedere. Di che cosa parla quest'opera? Come nasce? Diciamo, è una scultura d'acciaio, il lavoro con le saldature le lascio così non finite, abbozzate, senza ripulirle di solito, perché mi piace far vedere la combustione della saldatura. Si salda a più di 1000 gradi e quindi mi piace proprio. E anche altre sculture che faccio, che ho fatto, sono anche astratte, dove si vede anche proprio l'effetto che lascia la combustione, il fuoco poi. E mi piace, sono praticamente delle sculture, diciamo, espressioniste. Hanno questa forza, l'acciaio, la sua lucentezza e il contrasto con il fuoco che è dato dalla saldatura. E infatti io mi ricordo, ti abbiamo immediatamente selezionato. Ricordiamo che qui c'è una selezione, specie per gli artisti che ovviamente non fanno parte delle nostre scuderie. Marco, una bella emozione, suppongo, essere qui. Sì, sono molto contento e emozionato. Presentiamoci al pubblico. Io ti conosco veramente già da anni, come conosco Vanoni e... Grazie Chiara, grazie. Allora presentiamoci al pubblico. Io sono Chiara Ziganto, abito a Torino e dipingo da un po' di anni, frequento sempre dei corsi, adesso sono presso un insegnante. Complimenti per questo. Ti ringrazio molto, mi fa piacere che ti piace. Molto. È un ciocco che ho trovato fra le cose vecchie e per me è stata una sfida a dipingere un ciocco, perché sembra una cosa facile ma non è proprio molto semplice. E l'ho fatto diventare protagonista, una cosa semplice, di niente, che è diventato un protagonista, insomma, con una... Senti Chiara, c'è una bella mano dietro questo dipinto, questo quadro. Da quanti anni è che sei un'artista? Che dipingo sul serio sono 10 anni, prima è una vita che tentavo ma non ero mai soddisfatta. Adesso a volte sono orgogliosa anche di portarli a spasso, i miei lavori. E noi siamo orgogliosi di esporti. Lo posso dire in diretta, contatterò quest'artista e magari, perché no, ci verrà a trovare nei nostri studi. Allora, diamo le coordinate, chiamiamole così, di questo quadro, il ciocco protagonista, un olio sul cartone, 35 cm per 54. Chiara, grazie infinite di essere stata con noi, ci vediamo presto. È un orgoglio per me essere qui.